Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi un nuovo video tutorial. Avrete visto dal titolo che vedremo insieme come creare una tasca in un pantalone, cioè come si cuce la tasca in un pantalone. E anche questa volta, come per l'ultimo tutorial che ho caricato, quello dedicato all'orlo bordato, di cui vi lascio il link qui sopra e giù nell'info box. Si tratta di un video un po' all'insegna dell'improvvisazione, cioè diciamo che non avevo pensato, progettato questo video, ma mentre stavo appunto creando un modello per me, cioè mettendo in prova un modello per me, ho pensato di realizzare appunto un tutorial. E stavo infatti cucendomi questo paio di Bermuda con un modello collaudato che utilizzo ormai da vari anni, e al momento dell'esecuzione della tasca ho proprio avuto il dubbio amletico, cioè non mi ricordavo come dovevo fare per cucirla, montarla e di conseguenza appunto mettere in prova il pantalone. Non so perché mi capiti questo, forse perché nonostante le tasche ne abbia già fatte, insomma, anche in passato, però proprio non è che siano le tasche il pane quotidiano, cioè la cosa che andiamo a cucire proprio tutti i giorni, quindi ogni volta che sono lì mi trovo con una serie di dubbi, di perplessità, devo fare un po' un ragionamento su come devo procedere, perché poi sapete che la tasca è composta da più parti, no? Abbiamo un pezzo che ha solitamente questa forma e che rimane in vista per un pezzettino e per tutta un'altra parte rimane fondamentalmente all'interno del pantalone. Poi abbiamo la parte proprio che viene chiamata del sacchetto, no? Che solitamente si realizza in fodera e che va appunto a comporre la tasca insieme a quest'altra parte. Poi naturalmente il tutto va attaccato alla parte davanti del pantalone. Ecco, io ogni volta appunto ho dei dubbi sui vari passaggi, cioè su come queste parti vadano unite tra di loro. E di conseguenza mi sono detta, mi scrivo i passaggi perché così per la prossima volta procedo più spedita, non perdo tempo con il ragionamento. E poi invece ho pensato che invece di stare a scrivermi un appunto era meglio se facevo un video in modo da avere poi così in qualche modo una memoria visiva dei passaggi. Poi ho pensato che questa cosa poteva tornare utile anche a quelli tra di voi che o come me ogni volta che sono di fronte a una tasca hanno bisogno un attimo di ragionare e quindi perdono tempo nel capire come fare ad assemblarla, oppure anche per tutti quelli che non si sono magari mai cimentati appunto con la tasca, con l'esecuzione di un pantalone con tasca, proprio per paura che questo passaggio sia un po' troppo complesso. In realtà, come vedrete anche dal tutorial, realizzare la tasca in un pantalone non è una cosa così difficile, semplicemente però bisogna seguire un procedimento ben preciso ed è quello che io cercherò di spiegarvi con il tutorial. Vi lascio quindi alla visione e ci vediamo dopo. Allora, la prima cosa che vado a fare è fissare quello che è il sacchetto della tasca che realizzo magari con un tessuto anche diverso da quello del pantalone, un pochino più leggero, quindi diciamo una fodera. Lo vado ad attaccare dritto contro dritto contro il pantalone, quindi lo fisso lungo la linea del pantalone che andrà poi ripiegata, no? Vedete? Così. E dove poi andrà attaccato il pezzo della tasca. Quindi lascio stare, diciamo, per un attimo questo pezzo qui, per capirci, e vado a prendere proprio solo il pezzo del sacchetto, attaccandolo a questa prima linea del pantalone, appunto, che è quella dove va poi attaccata la tasca.
Quando lo faccio non vado proprio su quelli che sono i segni di piegatura, no? Della stoffa del mio pantalone. L'attacco qualche millimetro scostata in modo che, vedete, l'ho fissata un pochino con gli spilli, l'ho fissata qui ed è leggermente spostata, vedete, da questa linea che è quella dove poi il tessuto verrà piegato. In modo che, appunto, una volta che il pantalone, cioè io avrò ribattuto questa parte, la parte di fodera resti proprio ben nascosta, perché se io la cucissi più a filo, magari la tasca finirebbe, vedete, per vedersi. Quindi faccio così. Quindi fisso con gli spilli da qui fino a questo punto e faccio subito una cucitura a macchina. Oltre all'attacco del sacchetto, ho rifinito poi la parte con uno zigzag fino appunto a dove sono arrivata con la cucitura. Ripiego poi internamente il sacchetto e rifinisco poi con una cucitura a vista quella che sarà la parte dell'apertura per la tasca nel pantalone. Poi la prendo il pezzo della tasca. Lo posiziono sul pantalone in questo modo, vi giro il lavoro così forse capite meglio. Ecco, vedete, io qui ho il pezzo della tasca al dritto, qui ho il pantalone, lo posiziono in questo modo, spero si capisca. Cioè praticamente vedete la tasca ha il segno, questo sarà la cucitura del fianco, poi c'è un altro segno interno che è quello dove dovrà andare a cadere l'apertura della tasca nel pantalone. Spero sia chiara la mia spiegazione. Ecco, io vado a fissare questo punto con gli spilli in modo da tenere fermo, no? Anche se poi naturalmente qui non dovrò andare a cucire, però metto degli spilli per tenere fermo il pezzo della tasca al mio pantalone. Ecco, in questo modo. Dopodiché, quello che dovrò fare sarà attaccare sostanzialmente il sacchetto al pezzo della tasca, cucendolo lungo tutto il contorno, diciamo, del sacchetto che ancora non è cucito, quindi tutta la parte che è rimasta non cucita. Una parte è già stata cucita al pantalone. Tutto l'altro pezzo va attaccato al pezzo di tasca. Così. Ecco, ho cucito il sacchetto alla tasca e poi ho anche rifinito tutto con un punto zigzag. Ecco, una volta al dritto, se io vado a rimuovere gli spilli, vedo che mi si è creata appunto l'apertura. Quindi infilo la mano nella tasca, ecco, vedete, questo è il rovescio, così la tasca è fatta. In alto poi verrà tutto compreso nell'attacco del cinturino, cioè io andrò a fissare il cinturino all'alto del pantalone e tutto il blocco, diciamo così, quindi la tasca e il sacchetto verranno tutti cuciti e tenuti fermi dal cinturino del pantalone. Questo sarà il modo in cui risulterà la tasca una volta completato il pantalone. Eccoci qui, allora io spero che appunto nonostante l'impronta un po' improvvisata, il tutorial vi sia comunque risultato chiaro e semplice. Naturalmente ci tengo a specificare che questo è il metodo che conosco io, cioè io ho sempre realizzato le tasche seguendo questa procedura, però può darsi che ne esistano delle altre, magari anche migliori. Io mi trovo bene facendo così perché mi sembra che non sia troppo difficile come procedura e allo stesso tempo garantisca un risultato preciso. Fatemi magari sapere se voi attaccate le tasche in un altro modo, se conoscete quindi altre procedure, se le avete mai realizzate, se le trovate particolarmente complesse, insomma, scrivetemi un vostro commento, fatemi anche sapere se appunto vi sembra che tutti i passaggi siano chiari.
Io come sempre vi ringrazio per i vostri commenti, le visualizzazioni, i like. Se volete, naturalmente potete condividere il video come volete, dove volete, se pensate che possa essere d'aiuto a qualcuno, io ne sarò sicuramente ben lieta. Grazie per aiutarmi a far crescere il mio canale. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!